Grazie, piacere. Io sono Daniele, molti di voi mi conoscono. Vedo anche che c'è qualcuno che fa già parte dell'University, che comunque è entrato da poco. Io faccio trading da circa 9 anni. Ho iniziato nel lontano 2011-2012. La partenza ovviamente non è stata facile. Prima purtroppo certe cose non c'erano, come ad esempio aiuti tecnologici come quelli che a breve vi farò vedere. Era una giungla, dicono che adesso sia una giungla, ma sinceramente prima era anche peggio. Cosa intendo per giungla? Intendo che in primis c'erano i broker che pagavano un sacco di commissioni se tu li portavi i clienti, ok? Quindi cosa succedeva? Per primo sprovveduto, si professava, insomma, trader o grande analista di borsa, dei mercati finanziari, e accalappiava un po' la gente, insomma, gli rifilava pacchi su pacchi. Anch'io purtroppo ho buttato abbastanza soldi nel corso degli anni. Poi, come vi farò vedere dopo, c'è una differenza abissale sulle varie cose. Poi dopo, visto che anche Fabio è dentro questo mondo già da un po', vi potrà dire certe cose che ha visto abbastanza brutte, insomma, di persone. Quindi prima cosa succedeva? Si proponevano tutti per darti una strategia, un corso o quant'altro, lo fanno ancora oggi, insomma. E cosa succedeva prima? Almeno quello che è successo a me. Ti facevano pagare ad esempio 500-600 euro per un PDF. Sto parlando di un PDF, adesso si sono un attimo più allineati, fanno le cose leggermente meglio, nel senso ti danno una serie di video. Però cos'è il problema? Che poi ti mollano. Quindi tu vai a pagare, anche prima, devi pagare 600 euro per un PDF. Dal momento che tu andavi a chiedere qualche spiegazione, eccetera, insomma, questa gente qui ti bloccava, insomma, non ti dava nessun tipo di supporto, quindi la gente era abbastanza allo sbaraglio, ecco. Poi, per fortuna, col passare del tempo, sono venuto a contatto con qualcuno un po' più gentile, mi ha spiegato le cose, mi ha fatto vedere tante cose, poi giusto o sbagliate che siano, però ci metteva proprio la passione di farti vedere le cose, ecco. Quindi quando tu non capivi una cosa, ma perché qui ho perso soldi, lui subito andava a spiegarti perché, cercava sempre una soluzione e quant'altro, cosa che invece tutti gli altri non facevano. Poi, pian piano le cose sono iniziate a migliorare, sono andate bene, basta che controllate, io so, vabbè, che parecchi mi conoscono, però voi basta che digitate Cavra System su Google e trovate parecchie cose. Era un progetto che ho fondato diversi anni fa, poi è stato chiuso per via di divergenze con altri soci, però è stato chiuso, insomma, alla grande, al contrario di molti altri progetti, insomma, di pagine, di professori e altro che hanno dovuto chiudere per la vergogna, perché ormai avevano fatto talmente danni che l'unica cosa da fare era proprio, insomma, chiudere la baracca. Poi un'altra cosa importante, io magari, anzi, probabilmente voi vedete tante pubblicità su Facebook, fatte con le ads, eccetera, dove queste pubblicità, insomma, sul trading, dove fanno vedere Rolex, Ferrari, soldi sopra le macchine, queste robe qui, piscine, ville, che poi la maggior parte di questi manco si fa vedere in faccia. Io ora non so se questi sono video presi dall'estero, insomma, anche perché in Italia penso che piscine del genere, strutture del genere non ce ne sono, dunque, anche certe macchine, insomma, dunque, quelli sono tutti video, ve lo dico io, la maggior parte sono video presi da fuori e poi ricostruiti per calappiare la gente. Guardate, voi vi accorgete di queste cose, perché poi questi corsi, ragazzi, costano. Poi, ripeto, dopo prenderà la parola Fabio e vi dirà bene quanto costano, visto che lui sa parecchio queste cose e ne ha smascherati parecchi. Si parla veramente di corsi 2, 3, 4 mila euro.
insomma, è un po' pesante. Ovviamente capita bene, poi giusto per far cascare l'asino, ci sono anche quelle pubblicità dove mostrano che 2000 studenti hanno già studiato con me, guadagnano tot, poi voi vi fate i conti, 2000 studenti per 2000 euro, 3000 euro, hai praticamente già fatto la pensione e basta. Però cosa succede? Succede che poi ovviamente magari 2000 studenti sono una bugia, probabilmente sì, saranno 200, 300 perché gente ce n'è. E cosa succede però? Che ovviamente poi questi, la maggior parte di questi soldi loro poi vanno a reinvestirli per fare le pubblicità su Facebook che costano, costano. E siccome c'è molta concorrenza, tu devi cacciare anche minimo un 3-5 mila euro al mese minimo per metterti in mostra, per accalappiarti i clienti. Dunque, insomma, sono belle cifre, sono. Però già da qui voi vi fate i vostri conti. Insomma, se uno vende a 200 persone per 2000 euro, vi fate il conto di quanto guadagni, insomma. Sono rischia di fatturare 3 o 500 mila euro, ecco, in pochi mesi solo di studenti. Quindi io non penso che poi dal trading facciano quelle cifre lì. Quindi cosa conviene a uno? Gli conviene vendere corsi un occhio della testa oppure fare altro? Purtroppo poi avevo le conclusioni, ma ripeto, anche adesso è una giungla e i prezzi sono veramente stratosferici, ecco. Poi ripeto, la cosa grave è che poi fanno leva, ovviamente, 2000 persone e uno fa il ragionamento opposto, ripeto, fa, cavolo, se l'hanno fatto 2000 persone vuol dire che questo è bravo, lo seguo. Invece bisognerebbe fare un attimo l'opposto, ecco. Magari chi dice che fa le cose a solo a tot numero di persone è molto altro, ecco. Purtroppo il trading è così, ragazzi. Noi, ad esempio, abbiamo deciso di fare 150 persone, poi al massimo, poi probabilmente non ci arriveremo. E poi chiudere questo perché anzi non perché fortunatamente a me la cosa mi piace, la gente si sta appassionando, in privato mi chiede le cose di una lezione, di una cosa, di un'altra, e quindi troppe troppe persone, io poi non riesco a seguirle. Infatti poi inizia a intasarsi anche la chat di Telegram, WhatsApp, Messenger, ed è un attimo un problemino andare a seguirli tutti. Poi insomma, se vogliamo fare anche qui due conti, a differenza degli altri, andiamo a far pagare un semestrale 150 euro. Tra parentesi, questi 50 euro non entrano a me o a Fabio, questi soldi vanno divisi perché c'è il programmatore, perché ci sono VPS da pagare per tutti i canali che abbiamo. Quindi, insomma, vi fate due conti, guadagni, insomma, da questi abbonamenti, veramente poco. Rapportato a chi insomma vende le cose a 2-3 mila euro, quindi già questa è una cosa che dovrebbe farvi pensare. Come dovrebbe farvi pensare il fatto che noi non facciamo ads, facciamo giusto il nostro post in tranquillità. Abbiamo due paginette Facebook e basta. Non abbiamo mai speso un centesimo per fare ads o d'altro. E quindi insomma, restiamo così con i piedi per terra. Abbiamo i nostri gruppetti, eccetera. Quindi la dimostrazione che non si guadagna dagli abbonamenti, o comunque no, non si guadagna, ma ovviamente non ti fai lo stipendio dagli abbonamenti come fa, penso, il 98% delle persone, ecco. Quindi, ripeto, abbiamo detto i prezzi, fatevi due conti e vi fate il totale, ecco. Quindi questo vuol dire poi che dobbiamo soprattutto lavorare bene, guadagnare dal mercato. Altra cosa importante, ovviamente, poi, a differenza di altri, ma questo forse è ancora un'altra storia, insomma, poi purtroppo ci sono anche quelli che lo fanno apposta a farvi perdere soldi perché stringono accordi con i broker che se vi fanno perdere soldi, ok, non so, il 30 o forse il 50% dei soldi che voi perdete, il broker le dà a queste persone. E questa è una cosa veramente brutta ed è una cosa che sta andando molto di moda con i PAM. Cosa sono i PAM? Quando tu dai
depositi sul tuo broker e poi i tuoi soldi confluiscono in un unico conto dove questo trader, insomma, apre le operazioni per te. Proprio cosa succede? Che probabilmente lo fa apposta a farteli perdere perché il broker gli riconosce poi una percentuale del 50% sulle perdite. Queste purtroppo sono cose abbastanza gravi. Fabio, io non ci credevo, poi Fabio mi aveva fatto vedere le prove, insomma, che lui ha parecchi amici, parecchie conoscenze. Purtroppo avevamo trovato anche la conversazione con un broker. È più che conversazioni con i broker, eravamo venuti anche ad avere degli audio compromettenti, non facciamo nomi, dove questo qui cercava promotori, dove gli spiegava a questi promotori, gli diceva che non gliene fregava niente dei clienti, quindi non voleva buonisti, che loro guadagnavano dalle perdite e quindi se uno era un buonista o altro di andarsene. Ecco, lui cercava solo gente affamata di soldi, di gonfiarsi la tasca per sé e che di clienti non gliene doveva fregare niente. Queste sono cose brutte che però ci sono e vanno dette, ma non sono cose che ci riguardano, ecco. Quindi poi un'altra cosa importante, noi, a differenza degli altri, non diamo una cosa, magari proprio prendi 2.000, prendi 3.000 euro, vendi un corso e ciao, no. Abbiamo deciso di fare questa piccola cosa ad abbonamento, dare la possibilità a tutti di entrare, quindi se gli fai il conto sono 156 mesi, 251 anno, sono circa 0,68 centesimi al giorno. Poi il nostro obiettivo è ovviamente che la gente guadagni, in modo che poi rinnovo l'abbonamento, perché se uno perde, si trova male, se ne va. Quindi insomma, noi per forza diamo il massimo per far guadagnare la gente. E poi per farli tornare ad abbonare, ecco. Quindi a proposito di ciò, io adesso vi faccio vedere un attimo in maniera veloce i canali. Poi principalmente, allora, ecco una domanda, ora so già che sarà una domanda, principalmente facciamo le binarie, ma facciamo le binarie per un semplice motivo, perché a livello economico la maggior parte delle persone sanno che con le binarie si può lavorare anche con piccolo capitale, avere dei ritorni veramente importanti. Poi ovviamente facciamo anche Forex a breve, anzi proprio oggi è stato creato un ennesimo canale, ci dobbiamo lavorare, stiamo costruendo robottini come abbiamo fatto sulle binarie, che adesso vi farò vedere, anche per il Forex, dove generano anche quelli quasi sicuramente segnali 24 ore su 24, in base a strategie già conosciute, poi ovviamente quando saranno pronti, insomma, li metteremo gratuitamente, compreso nell'abbonamento, agli abbonati, appunto. Allora, intanto, per condividere lo schermo, eccolo, partiamo da Telegram. Ecco qui, vedete Telegram? Sì? Ok, Yes. perfetto, ecco. Questo devo abbassarlo se non mi disturba. Ok, perfetto. Ecco, qui su Telegram, qui sono tutte i canali che vedete. I canali, insomma, che ho costruito. Altra cosa molto importante, io per costruire tutta questa roba qui, insomma, ho speso sia per pagare, insomma, i programmatori, sia per provare le cose e ho perso i soldi. Allora, queste sono strategie, ragazzi, che conosco da 5-6 anni all'incirca, ecco. Io per provarli, insomma, ci ho messo, insomma, soldi veri e li ho persi. E io tuttora, quando devo provare qualche canale nuovo, eccetera, fare delle cose, quant'altro, io spesso, io non apro in demo perché io sono della mentalità che, poi ovviamente non è come uno che non ha mai fatto trading, io che non ci ho fatto da un po'. So per certo che se apro in demo, non lo prendo, le operazioni in demo non le prendo abbastanza seriamente e quindi non ce l'ho, non trovo molta attendibilità in quello che sto facendo. Ok, quindi preferisco, per farvi un esempio, mettere 1 euro, operazione che provo, anziché farlo in demo. Poi vedremo le demo
cosa sono, cosa molto importante nel trading. Tanto c'è qualche messaggio, sì. Ciao Pietro. Quindi ecco, questo ad esempio è un canale, si chiama CBA Elite. Cosa succede in questo CBA Elite? Succede che praticamente arriva la foto quando si forma un possibile segnale d'ingresso. Questo robotino che abbiamo fotografa l'MT4, quindi il nostro software che usiamo per leggere i mercati grafici, e ci manda la foto con tutti gli indicatori, eccetera. Poi in più, sotto c'è una didascalia, come potete vedere qui, con dei filtri. Fissato in alto, ovviamente c'è il tutorial su come usare questi segnali che arrivano. Quindi, insomma, è tutto spiegato. Ecco. È tutto spiegato come si usa. Altra cosa importante, ovviamente, uno che vuole vedere le cose mi fa: Dani, ma come vanno, come non vanno? È successo che qualcuno voleva vedere storici o altro, come funzionano i segnali, eccetera. Noi l'abbiamo messo dentro per 2 giorni e si è controllato tutti i segnali che arrivano, perché questi ovviamente non si cancellano. Quindi uno, volendo, entra, sa le regole, si prende carta e penna, poi va nell'MT4 a guardarsi i segnali e si fa il conteggio. Cosa ne so, su 1000 trade buoni. Buoni vuol dire segnali da regola, quanti TM e quanti OTM, oppure da regola quanti TP è preso nel Forex, visto che questo che state vedendo qui funziona anche sul Forex. Quindi quanti take profit e quanti stop loss ha preso. Quindi ragazzi, è tutto registrato. Io farei un appunto su questa cosa degli storici, no? Perché la domanda che è la più gettonata Certo. da parte di tutti. Io dico sempre: se dovessi entrare a chiedere informazioni su un servizio, io chiedo informazioni sulla persona innanzitutto, perché Infatti. storici non ci faccio niente, perché a me è il futuro quello che interessa, diciamo. Quindi innanzitutto assicuratevi quando valutate un servizio delle persone che ci sono dietro, l'etica, insomma tutte le cose di cui ha parlato Daniele. Poi gli storici lasciano il tempo che trovano, insomma, non sono garanzia di profitto futuro, come dico Infatti, sempre io. Siamo comunque in un campo in cui il rischio è sempre dietro la porta. E noi cerchiamo di, Daniele innanzitutto, di portare le statistiche dalla nostra. Ecco. e a proposito di questo, io uno dei migliori, che poi è diventato un caro amico, uno dei migliori, soprattutto come persone umane, che mi ha aiutato nel trading, eccetera. Purtroppo stava andando benissimo il gruppo, poi ci sono stati 3 mesi e più di che non andavano bene i segnali sui trading system, eccetera. Quindi uno pensa: ma guarda che coincidenza, poi non sono entrato io, non funziona più niente. No, non è così. È anche un altro discorso, perché la gente magari ride e scherza, dice che succedono cose strane, pensa che sia un gufo, eccetera. Ragazzi, non pensate assolutamente così, perché sono cose veramente che possono succedere. È la statistica. Il trading è così, non tutti i segnali hanno il 100%. In un anno viene tutto tarato, calcolato in un anno minimo. Faccio un esempio: questa strategia ha il 75% di ETM. Quindi faccio un esempio: ogni 100 operazioni 75 vanno a buon segno. Niente di strano se uno entra e si prende proprio la striscia di quelli che vanno male. Quindi quando succedono queste cose, io ero il primo che mi incazzavo, eccetera, impazzivo, poi ho capito, no, bisogna stare calmi e lucidi. Poi io, come segno del percorso, uno poi subito vede quando non è giornata. E questa è un'altra cosa importante che poi ne parleremo dopo. Nel trading non esiste fare il profitto ogni giorno, non è che uno entra a cavolo, devo fare 50 euro, 20 o 10 euro ogni giorno. Già se ragiona così, sta sbagliando. I conti li deve fare minimo a fine mese, perché questa cosa del fare ogni giorno poi ti logora. Basta la giornata che le strategie che abbiamo per i mercati, come si stanno muovendo, non vanno bene in quella giornata, allora tu rischi di comprometterti, inseguendo questo standard di guadagno che è giornaliero, di comprometterti anche 2 mesi di lavoro. Quindi è una delle cose che non bisogna mai fare, concentrarsi alla giornata sul trading, è l'errore più grande. E a proposito di ciò, io, a differenza di altri, non vado a dire: mi ho perso i soldi perché il mercato, scusate il termine, una cagata, una merda, quelli. No, sono tipologie di mercato che purtroppo, al massimo si può dire, sono flosci. Sono flosci, sono mosci, significa che non si muovono.
Quindi ecco quello, ma non che fanno su e giù, se fanno su e giù c'è una motivazione, ovviamente uno si incazza, perché dice, cavolo, ma cosa faccio? Non riesco a capirli, mi fa una candela rossa a lungo, un'altra verde lunga verso su. Uno cosa fa intelligentemente? Ok, si incazza, cavolo, fanno... Poi ce la fanno schifo, ma non è che fanno schifo, è una tipologia di mercato, il mercato laterale, ci sono strategie per quello che noi al momento non trattiamo, almeno io, che presto comunque andrò a trattare anche questo. Mercati laterali intendo che si muovono in un range abbastanza ridotto di movimento. Io cosa faccio intelligentemente? La prima cosa che insegno, allora perché stai a incazzarti e lo guardi? Stacca, fai altro. Questa è una delle prime regole per essere vincenti. Quando ci sono cose che non ti piacciono sul grafico, apro una foto a caso tipo questo, che è abbastanza laterale, basta, non entro. Prendo il computer oppure lo metto in stand-by e faccio altro. Mi guardo un video di qualcosa, mi seguo un altro business che faccio. Ecco, queste sono tutte cose che poi, insomma, sono le lezioni sul percorso formativo. Sul percorso formativo è una delle regole veramente più importanti in assoluto. Mai fare il profitto ogni giorno. Quando i mercati si muovono e tu non capisci cosa stanno facendo, spegni e ti sposti. Non si deve provare a fare i fenomeni, a provare. Si spegne e si fa altro. Ecco, è molto semplice, senza star lì a rischiare a provare a fare i fenomeni. Ecco. Vuol dire che non è giornata di fare trading o comunque in quell'orario lì, in quelle 3 ore i mercati si stanno muovendo così, allora dobbiamo aspettarli. Poi andiamo avanti, questo è un altro canale, vedete, quindi siamo già due canali, anche qui c'è la strategia, vedete, strategia top band con i livelli. Che molti stanno provando e sono molto contenti. E anche qui, tra parentesi, come dico, parecchi, non è che esce call di USD devo andare in call subito, no, c'è la spiegazione. Ecco, quindi non è che ci segnala dentro subito, no. Quindi questa è un'altra cosa da chiarire. Poi è tutto spiegato nei corsi. Poi molti mi cercano in privato e mi dicono, Dani, ma come funziona? Io allora glielo spiego, sono le prime cose che gli dico. Ecco, Antonio è un nostro abbonato da tanti mesi, dice viva le divergenze. Ecco, Antonio, vabbè, poi ne parliamo dopo, ragazzi. Prima vi faccio vedere i canali e poi ne parliamo dopo. Ecco, andiamo per ordine. Questa è la chat dove insomma facciamo trading insieme. Qui abbiamo messo gli utenti nuovi che ringrazio. Questo è sicuramente il posto più importante. Ecco. Infatti, vedete in che senso lo stavo aspettando sul weekly perché il Nest Value era sopra il più 8, poi credo che abbia rimbalzato sulla Tenkan Piatta. Ecco, provi a vedere gli utenti che prima non sapevano neanche cosa fosse, ora fanno discorsi del genere, insomma, il che non può che farci piacere, insomma. Poi vedete qualcun altro commenta, c'è proprio una community, commentano il segnale, eccetera. Cosa importante. Quando non c'è segnale, quando non c'è niente, poi anche che poi c'è la trading room, si sta zitti in chat. Questa è la prima cosa. Molti dicono: ma non parla nessuno. È giusto che non parla nessuno, perché se non c'è niente, cioè se non c'è operazione da fare, non c'è occasione, uno deve fare altro. Non è che sta lì a parlare, a provare a cercare l'entrata, ragazzi. Ma no, se c'è silenzio, vuol dire che è giusto che ci sia silenzio in chat. Come è giusto la trading room live che l'abbiamo aperta da poco, scusate, dove condivido lo schermo, poi vabbè, dopo vi faccio vedere le MT4, eccetera. Condivido i grafici e dico: oh, qui lo aspettiamo qui piuttosto che qui. Qui andiamo call con tale scadenza, pure take profit, lo mettiamo lì. Ecco. Anche la trading room live, io spesso muto il microfono e mi sposto perché? Perché non c'è niente, non c'è niente da fare. Se stai lì a guardare grafici, a cercare cose che non esistono, come dico io, ci si fa male e basta. Il trading bisogna farlo in relax, forse un parolone, però in tutta serenità. Non è che devi stare lì a farti gli occhi così nei monitor, perché poi ci caschi, inizi a vedere cose che non esistono, insomma, da strategia, ecco. Tu provi ad entrare tanto per e poi ti fai male, ecco. Quindi queste sono le cose veramente che io martello molto, anche insomma con qualche senatore che sta in chat, gli dico: ma perché continui a stare al computer? Non c'è niente, non c'è niente e basta. Altra cosa importante, gli orari.
ci sono degli orari dove non bisogna assolutamente fare trading. E anche questo, insomma, lo dico parecchie volte. Infatti, lo dico già, dalle 2:30 alle 5, staticamente, almeno per me, ci si fa male e basta, perché fanno dei movimenti particolari perché apre Wall Street, allora è meglio starne lontani. Ecco. Quella fascia oraria lì io la odio, poi c'è chi opera e gli va bene con altre strategie, però io personalmente, per fare un esempio, aspetto e poi riprendo dopo le 5, ecco. Poi, altro canale. Questo è uno degli ultimi che abbiamo fatto. C'è anche qui la spiegazione su come si usa. Qui ci avvisa semplicemente quando l'indicatore ci segnala un break, una rottura. Ora, non preoccupatevi se non avete mai fatto trading e vi sembrano termini. Perché poi, come vi farò vedere dopo, la maggior parte degli utenti presenti nell'university non avevano mai fatto trading e adesso fanno veramente cose pazzesche. Ecco. Quindi questo è un ulteriore canale segnali. Abbastanza fare uno dei più semplici questo da usare. Poi c'è quest'altro, vedete, ancora un'altra strategia. Quindi vedete, sono già quanti sono? Quattro canali con quattro strategie diverse, ecco, per qualsiasi situazione di mercato. Poi qui, insomma, vedete anche qui, vedete qui c'è anche sul Forex, ecco. Quindi tutto incluso, qui c'è anche il Forex Scalper, ecco, che ci dà il take profit consigliato e lo stop loss consigliato, ecco. Questo è un ulteriore canale che si usa ovviamente, almeno noi principalmente lo usiamo per le binarie, però va stra benissimo anche per il Forex, ecco. Quindi qui vedete, vedo la foto dell'MT4. Altra cosa importante, poi già ve lo già dico, con poi il semestrale e l'annuale, voi avete in omaggio questi trading system con indicatori eccetera, ecco. Quindi non lo vedete solo in foto, ma ce l'avete anche sul vostro computer qualora vi piacesse fare trading, perché ci sono anche quelle persone che mi dicono: Dani, io voglio solo i segnali di studiare, non me ne frega niente. Poi magari dopo cambia idea perché inizia ad appassionarlo e allora si mette anche a studiare e c'ha anche gli indicatori. Quindi vedete, anche qui poi, se vogliamo parlare di storici o altro, uno si guarda l'MT4 e vede tutto, ecco. Questo è un altro canale che, ad esempio, questo qui, l'APV, era il primo che avevo creato con l'ausilio di Telegram, che voi dovete sapere che anni fa non esisteva questo, che gli expert che ti mandavano la foto così su Telegram con i segnali. Quindi voi immaginatevi prima, allora prima uno sì che doveva stare al computer, doveva stare al computer a cercarsi segnali, impazzire. Invece, grazie a questi canali qui, uno non deve stare al computer a bucarsi gli occhi. Ti arriva il segnalino. Cioè io ti insegno a tradare così, ok? Poi cosa succede? Le strategie che ti insegno poi, ci sono questi canali su Telegram, insomma che ti mandano i segnali o comunque ti mandano il segnale quando potrebbe essere una condizione buona. Quindi questo cosa succede? Questo cosa significa? Significa che ti toglie il 70% del lavoro che devi fare tu a farti le analisi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se io prima all'inizio, quando facevo trading, ma anche quando avevo creato il Cabra System, stavo 10 ore al PC, adesso ne sto 2, ne sto 3 al PC. Cioè sto il 70% in meno. Perché? Perché è beata tecnologia. Grazie a Telegram ci permette di mandarci queste segnalazioni qui con tanto della foto dell'MT4, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Cosa è la cosa bella anche con la foto? Che io già se sono uno studiato, so le cose, sono in giro, ok, cosa ne so, sono in giro per strada e vedo un segnale buono e vedo anche la foto, io so che, cavolo, questo è veramente un bellissimo punto, prendo il telefono, arriva il segnale, boom, e schiaccio. Ed entro dal telefono, io parecchie volte l'ho fatto. Anzi, forse adesso la maggior parte delle volte che apro dal telefono le operazioni, invece che quelle che apro dal computer, ecco. Proprio perché mi fido ciecamente di tutte queste cose qui, perché vedo la foto, insomma, non è come magari una didascalia e basta, col vedete il livello e il prezzo di entrata. No, qui c'è anche una foto. E allora, visto che conosco i grafici, eccetera, vedere queste cose qui mi dà veramente una super mano a fare trading, ecco. Veramente ti alleggerisce il lavoro in maniera immensa. Questo anche perché,
cioè se non arrivano segnali buoni, inutile parlare in chat, a meno che si vuole parlare di altro, stessa cosa nella trading room live a voce. Se non parlo vuol dire che non c'è niente, ecco. Poi se qualcuno c'è nel microfono e capita, mi vuole chiedere qualcosa, un consiglio o altro, ben venga. Ma se no, di media insomma, non si parla, non si fa niente, uno dedica il tempo ad altro. Poi qui è l'elite un po' più filtrato, andiamo veloci un attimo, qui li scriviamo a mano. Qui, vedete, Sites Café, vedete cosa vuol dire, dove... Mettiamo le entrate un po' più rischiose, quindi se uno in media mette 10 euro a operazione, da questo, quando lei qui che prende le entrate, ne mette uno al massimo due, ecco. A meno che poi viene dato un segnale qui, allora io poi dico, oh, qui comunque mi piace, bisogna mettere più sites, caricare il trade, mettere più soldi, allora poi al massimo o lo scrivo in chat o lo scrivo su questo canale più ufficiale, insomma, dove mettiamo entrate migliori. Oppure lo dico a voce nella training room, ecco. Poi, cosa importante, eccoci qui. Qui è dove è il percorso formativo. Guardate quante lezioni sono. Saranno forse quasi una sessantina, da te, forse. Siamo alla quarantesima, mi sembra. Ah, 40, ecco. Questo, vedete, ragazzi, parte da zero. Questa è la prima lezione, con tanto di PDF. Io adesso ve lo faccio vedere, proprio perché... Il PDF della lezione 1, PDF, istruttori, tutto. ecco, PDF è tutto. Che cosa è il trading online? Quindi capite benissimo, ragazzi, che si parte da zero, dall'ABC. Quindi non è che si parte subito a vedere un grafico, perché tu cosa fai poi? Ecco un'altra differenza con gli altri. La differenza è che uno... Tu vai a pagare 3.000 euro, non sai niente di trading e quello lì ti butta le strategie senza neanche spiegarti niente. Qui invece vedete, insomma, prezzo stracciato, prezzaccio. Partiamo proprio da che cosa è il trading online, ecco. Poi con PDF, video, vedete. E poi in più stiamo continuando a farle, ecco. Quindi vedete, quindi poi voi vi potete avere le lezioni tutta la volta che volete, poi se... Potete cercare in privato, eccetera. Ci possiamo fare una chiacchierata su Skype a schermo condiviso. Per me non c'è nessun tipo di problema. Se avete tanti dubbi, ecco. Poi qui vedete. Poi per ogni lezione dipende se c'è la strategia. Mandiamo anche gli indicatori con il template. Poi quest'altro canale qui fatto da POC, dove gli utenti possono scrivere i propri segnali. Ecco. Quindi, questo è, ragazzi. Questi sono i canali. Poi per continuare il discorso, ragazzi, la maggior parte sono partiti da zero. E in pochissimo tempo, qualcuno è testimone, magari tipo Antonio che stava scrivendo prima, Antonio adesso fa veramente delle ottime cose partendo da zero, ecco. Lui partito da zero pensava, come lui stesso, come detto prima, pensava che era una cosa molto difficile, invece... È una cosa tutt'altro che difficile, basta impegnarsi un attimo, insomma, perché un minimo di impegno ci vuole, però vi assicuro che partendo proprio da zero, anzi, vi dirò come dice sempre Fabio Beati, voi che non sapete niente, perché è come se andiamo a programmare il cervello da zero, ecco, al contrario di altri invece che hanno un sacco di nozioni magari sbagliate in testa, questo vale per qualsiasi business o altro. E voi avete magari anche in un certo senso la fortuna che partite proprio da zero, quindi non perdete tempo, non perdete soldi, ecco, e questa è una delle cose più importanti. E quindi niente, questo è. Quindi è anche un bene se voi non avete mai fatto trading, ecco, perché vedete le cose in maniera completamente diversa magari da uno che ha già fatto trading. Quindi poi direi, cioè, ma è meglio uno che ha già esperienza, quello sì, però... Almeno voi risparmiate le esperienze sbagliate e soprattutto i soldi persi. E fidatevi che la gente mi ha cercato e si è fatta molto male. So anche che mi hanno cercato disperati, che hanno perso anche 200-300 mila euro in pochi mesi, risparmi di una vita, provando a fare cose da soli o comunque ascoltando qualcuno. Quindi ragazzi... A queste cose bisogna stare veramente molto attenti. Intanto, ora, giusto per farvi vedere poi la, se
si può dire sì, semplicità. Faccio vedere magari un attimo Binarium. Eccolo. Questo è un classico broker di opzioni binarie, vedete. Cosa importante, vedete, vi dà un conto demo, ok? Vi dà un conto demo dove quindi vi potete esercitare con soldi, insomma, fasulli. Ed è la cosa migliore che ci possa essere, perché soprattutto uno che non ha mai fatto trading, iniziare a capire la pulsantiera, le dinamiche di mercato, eccetera, usando soldi non suoi è molto importante. Immaginatevi voi l'ansia. Non avete mai fatto trading, dovete aprire le operazioni subito, così, senza mai aver provato a schiacciare questi tasti qui. Non è certamente una bella cosa, insomma. Ora vi faccio vedere un attimo, ecco. Questo è il payout. Poi, se qualcuno ha fatto betting o fa betting, gli viene anche abbastanza più semplice, perché è come se c'è insomma, la quota del bookmaker, in questo caso 1,90. Ora vi faccio, usate un po' l'immaginazione. Questo è come se sia over 2,5 e questo under 2,5, ecco, giusto per provare un po' ad assimilarli, ecco. Ecco, Samir, adesso te lo faccio vedere come fare, perché mi ha fatto una domanda prima Samir, e adesso glielo faccio vedere la storia dei pixel, ecco, delle medie mobili. Aspetta un attimo. Cosa sono le binarie? In maniera molto semplice. Abbiamo un sottostante, in questo caso euro-dollaro, ok? Noi dobbiamo decidere la scadenza. Quindi, ad esempio, secondo me alle 22 euro-dollaro, dal momento che schiaccio put, sarà più basso di 1,19 3105, ok? Qui metto la somma, il mio trade, poi vediamo un attimo velocissimo il Masaniello, ad esempio 10 euro, schiaccio, vedete, e mi apre l'operazione, insomma. Se l'euro alle 22 è sotto il punto che io ho schiacciato, quindi 1,19310 all'incirca, io vado a guadagnare 19 euro, quindi un netto di 9 euro. Se la sbaglio, che volevo dire la sbaglio, che alle 22 l'euro mi chiude sopra il valore da me schiacciato, perdo 10 euro. Ecco, poi ovviamente i payout oscillano, dipende dall'orario della valuta. Allora vediamo un po' le operazioni che vanno dalle 1 a 5 minuti. Vedete, qualche valuta te la paghi anche solo a 65, a 69, a 72. Da 5 minuti in su, vedete, possono anche cambiare. Vedete, 72, 71, 75, 77, 78. Poi magari alle 9 di mattina ti dà un payout al 90%, oppure te lo dà più basso. Ecco, oscillano abbastanza. Però te lo fa vedere prima, ecco. In questo caso euro-dollaro 90%. Ecco, come vedete, che appena mi è sceso sotto il prezzo da me schiacciato, vedete qui si è illuminato a 19, vedete? Quindi in questo momento io sono in profitto. Però cosa succede? Succede che devo aspettare la chiusura, quindi 21 minuti. Altro broker che ti dà sempre una demo, binary.com. Io vi consiglio di farveli entrambi, sia binario, scusate, binary.com, ho sbagliato, Binarium che Gran Capital. Gran Capital ha l'interfaccia un po' diversa, vedete, dà sempre le valute. Anziché Gran Capital darmi l'orario preciso, mi dà, vedete, va a minuti, un po' a cronometro, è un po' la stessa cosa, ecco. Quindi ad esempio fra me tra 10 minuti questo sarà in basso, ok? Io allora cosa faccio? Metto l'importo che voglio, ad esempio 50 dollari. Abbiamo detto che per me fra 10 minuti, a partire da questo momento, euro GBP sarà più in basso. Da dove schiaccio? Schiaccio. Dovrebbe aprirmi l'operazione. Allora, qui probabilmente è chiuso. Sì. Ecco, in questo momento Gran Capital è chiuso, dunque non mi fa fare le operazioni, è così. Questo ora chiude Gran Capital, mi sa che alle 9:30 chiude. Sì. Facciamo un'altra prova con euro-dollaro.
un po', ad esempio, 5 minuti. Ecco qui, no, è chiuso. A quest'ora è chiuso, ecco. Quindi i broker a una certa ora chiudono, ecco. Altri no, altri sì, in questo caso Grand Capital, dopo le 21:30 chiude i battenti e insomma non può più ad aprire operazioni dopo una certa ora, però c'è sempre Binarium, oppure ci sono anche altri broker. Ora ve ne sto facendo vedere giusto due, quelli che potete usare voi, ce ne sono veramente tanti per le binarie, però in Europa non potete usare, a meno che non siete professionisti, ecco. Allora, tipo un IQ Option, un binari.com, ve li fa usare, ecco. Poi vi voglio far vedere un'altra cosa veloce veloce, poi vi lascio alle domande. Molti mi hanno chiesto: Dani, ma quanto serve? Già vi anticipo una domanda: Dani, ma quanto serve per iniziare? Servono un sacco di soldi, non servono un sacco di soldi. Adesso vi faccio vedere una cosa molto importante, che anche questa probabilmente, se fate betting, già la conoscete, ecco. Ditemi se vedete questo foglio di calcolo tipo Excel, datemi l'ok. Sì. Perfetto, ecco. Vi faccio vedere cosa può succedere con un Masaniello. Adesso ve lo faccio vedere papale papale. Allora, Dani, il mio capitale di 150 euro. Posso iniziare a far binaria? Assolutamente sì. Adesso andiamo a vedere un attimo. Allora, 150 euro totali. Non mettiamoli mai per fare tutto il MAS. Poi, me lo chiedete in privato, c'è anche un video specifico su come si usa il Masaniello, questo foglio di calcolo. Dani, c'ho 150 di capitale, li deposito sul broker, bastano? Puoi iniziare anche con quelli, non c'è problema, mai mettere tutto. Allora cosa faccio? Mi faccio il MAS con 100. Io lo consiglio di farlo così. Cos'è questo numero degli eventi? Sarebbe il numero dei trade effettuati, quindi call put che vi ho fatto vedere prima velocemente sul broker, ecco. Numero degli eventi attesi sarebbe il numero delle operazioni esatte, lasciamo 23, quindi una percentuale di win del 57,50%, quindi è molto basso. Noi abbiamo una percentuale col gruppo, eccetera, anche canali. Se li usate bene, non fate follie, è molto più alta. La quota, se usate Binarium, sì, io vi consiglio di lasciare 1,77, ma anche 1,80. Però se usate sia Grand Capital, quello che vi consiglio è Binarium, dovrebbe essere 1,82, ma mettiamo 1,80, insomma, ecco, progressivo. Io consiglio per chi parte con poco capitale e quindi cercare di costruirselo subito un pochino, di lasciare queste impostazioni percentuale da investire al 100%, ecco. Io ora vi faccio vedere cosa succede con 100 euro di partenza, questa impostazione qui, quindi c'è la prima puntata. La cosa che dico sempre, la cosa più importante da fare è praticamente partire bene. Se il Masaniello parte male, quindi ad esempio con già 2-3 UTM di fila, allora la strada è abbastanza in salita, quindi iniziate il Masaniello quando siete sicuri di aver capito, eccetera. Ora vi faccio vedere quindi che già partendo con 2 UTM abbiamo fatto 25 euro su 100 euro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo fatto in due operazioni il 25% della cassa che stiamo rischiando, quindi 100 euro, ecco. Poi è progressivo e ovviamente ricalcola man mano la cassa, quindi con 17 operazioni che dobbiamo sbagliare di fila per bruciare tutto, ok? Ed è tosta sbagliare 17 operazioni di fila, insomma, è abbastanza tosta. Io quello che dico sempre, cosa molto importante nel Mazza, è il classico schemino: bisogna indovinarne due e sbagliarne una. Quindi una sbagliata, due prese. Questo si compila semplicemente schiacciando W per vinta e L per persa. Quindi ogni persa bisogna vincerne due. Poi se non riusciamo, ad esempio, una vinta, due perse, una vinta, una persa, una vinta, una persa. Se le cose iniziano a mettersi male, allora poi questo, ci sono altri metodi per accelerare i profitti, insomma. Sono tutte cose che poi ovviamente spiego. Ora, vedete qui,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su 8 operazioni abbiamo fatto 50 euro. 8 operazioni in media dovreste farle in 3 giorni. Ecco, c'è anche chi la fa in un giorno. Però questa voglio far vedere anche con pochissimo capitale. Insomma, dipende da voi, dalla percentuale di win che avete. Insomma, raddoppiate i soldi in rischiate. Mi piace dire così: rischiate di. Raddoppiare i soldi in un attimo. Comunque, sì, l'unico vero problema è la psicologia, il CBS, eccetera, tutta roba profittevole. Gabri mi conosce da una vita e sa che le strategie funzionano assolutamente. L'unica cosa che ci frega è la testa, quindi non è una cosa adatta a quelli che gli piacciono, ad esempio, le macchinette. Ok, rischiate di farvi male. È per gente che ha voglia di fare i soldi, ma che stia calma e rispetti le regole. Ecco, perché non è un gioco, è un mestiere. Se lo prendete come gioco, ragazzi, perdete i soldi. La fortuna una volta e basta. Queste sono cose serie, è un lavoro. Dunque, come per me è un lavoro il betting, invece molti le chiamano scommesse, giusto per me non è così. Allora, ragazzi, mi raccomando, la cosa principale è entrare nell'ottica che questo è un lavoro. Vi ho fatto vedere solo le binarie, adesso poi c'è anche il Forex, eccetera, però non mi voglio dilungare oltre. Vi volevo solo far vedere soprattutto i tassi del broker, il call, il put, mettere una scadenza, che è una cosa, insomma, che possono assolutamente fare tutti, non c'è niente di difficile, serve solamente un attimo di impegno, ecco. Se voi avete voglia di fare i soldi, no, non è per niente complicato. Guarda, ci sono tanti testimoni che, soprattutto quelli più vecchi che ci sono, magari da febbraio, da marzo, che non avevano mai fatto i trading, ti possono assicurare che non è assolutamente difficile. E a prova di bambino si può dire, sì, però serve. Ecco, Antonio, ad esempio, vedete, uno dei primi che non aveva mai fatto trading. È proprio, ragazzi, è proprio a prova di bambino, è facilissimo, sono tre tasti da schiacciare. Scadenza. Direzione e l'importo da mettere, insomma. Avete visto la tastiera del broker, dove è veramente facilissimo. L'unica cosa, non dovete prenderlo per gioco. Ecco, ad esempio, c'è Dario, c'è il figlio di Dario, Riccardo, che è bravissimo. Tuo figlio sta diventando un fenomeno. Ecco, Dario, non so cosa fosse, il training in 2 mesi. Sta avendo i primi risultati, ma primi risultati che sta operando da solo, perché poi se ti prendi i segnali, eccetera, insomma, soprattutto quelli che scriviamo a mano, i risultati ce li hai. Poi in trading room, eccetera, senti a mia voce, se hai la possibilità di venire, ovviamente, vedi lo schermo ogni giorno. Io anche questa la faccio, ad esempio, ora, poi dipende, all'incirca alle 7 del mattino, sino a circa mezzogiorno. Ovviamente non parlando fisso, vado e vengo se non ci sono occasioni, poi dopo le 17 sino alle 19 circa, o se no se proprio non c'è niente la chiudiamo prima. Quindi questo è, ragazzi, veramente tutto, come potete vedere anche da questo Mazzaniello, bastano anche pochi soldi. Poi io ora certamente vi faccio vedere, magari se uno ha un po' più di cassa, 500 euro con un filotto così. Ha fatto 248 euro, insomma, sempre, insomma, 248 euro in neanche una settimana di trading fa questo, quindi neanche 5 giorni di trading. Circa, insomma, puoi fare benissimo anche 250 euro in 3 giorni, ecco. Ne puoi fare anche di più, quello dipende da te, se sei bravo, ma io quello che consiglio è sempre poche operazioni al giorno e di usare la testa, perché se no vi fate male, perché sembra veramente facilissimo visto così. Cavolo, devo schiacciare due tasti, la scadenza, tanto sale o scende il 50% di possibilità, però è proprio questo che frega, ci vuole testa, se no vi fate male, ecco. Sì, abbiamo qualcosa anche per il Forex. Siccome, Gabri, siamo partiti dalle binarie, io sto facendo costruire anche qualche robottino sul Forex, ecco. A parte che adesso stiamo facendo le lezioni sul Forex, però adesso sto facendo costruire anche robottini che sparano segnali sul Forex. Adesso, man mano che ci assistiamo, inizieremo a dare anche se robottini che entratine date a mano nel
nel forex. Io comunque preferisco l'intraday, ecco. Poi ecco lì, adesso ragazzi, a proposito di testa, ecco, io vi faccio sempre un esempio. Magari c'è un trader bravissimo che ti mostra tutti i risultati del mondo, 2 anni, 3 anni di storici, e ne conosco e ne ho visto, ragazzi, che hanno uno storico meraviglioso, sia sul forex che sulle binarie, hanno fatto un sacco di soldi. Però cosa succede? Al momento che li metti a fare i copy o a gestire soldi altrui, psicologicamente non reggono e sbagliano. E poi la gente è cazzo, tu sei un coglione, non capisci niente. Ma come? Ti ho mostrato un sacco di mesi, di anni di storici. Quindi questa è proprio una cosa, visto che parlavamo di testa, cosa può fare la testa? Con i tuoi soldi fai cose meravigliose, oppure c'è il contrario, chi con i suoi soldi fa? Li perde tutti, con i soldi degli altri è più concentrato, ok? E quindi lavora molto meglio e fa risultati stratosferici. Questo purtroppo ne ho visto parecchi così, ne ho visto parecchi. Ma se uno non ha tempo per seguire le lezioni, può andare avanti solo copiando i segnali che arrivano sui canali? Certamente che sì, e direi parecchi non gliene frega niente del percorso, eccetera. Però se non ha mai fatto trading, gli consiglio almeno le prime lezioni di vederle. Giusto perché poi gli viene molto più facile vedere e capire i segnali che arrivano, ecco. Comunque si è adatto a tutti, chi non ha mai fatto trading, chi non ha voglia di fare niente e chi ha voglia di studiare. Quindi va bene per tutti, ecco. Va benissimo per tutti, ragazzi, sia binari sia forex, sia anche le one touch. Poi meno che le one touch, ragazzi, le one touch ci siamo un attimo fermati perché Duke a scoppi fa un po' troppo domande, ecco, vuole il video con la foto, col passaporto, con la bolletta in mano, e questo e quest'altro, allora siamo un attimo fermati, però vi ho fatto vedere, abbiamo fatto anche una lezione da poco, che praticamente sul Forex metti stop loss e take profit 10-12 pip, gli viene un po' la stessa cosa, ecco. In media per essere autonomo e prendere i segnali senza fare errori, che tempo ci vuole? Un mese, dipende anche comunque uno da quanto si impegna. Poi quelli che scriviamo a mano, ad esempio, EURUSD, call 1.12.500, scadenza 10 oppure 9.30, quello, cioè una settimana neanche ti basta per questo tipo di segnali. Quindi insomma, o se no, se la possibilità di venire in trading room live a voce, vediamo anche lì, se non capisci qualcosa. O lo scrivi, o accendi un attimo il microfono e me lo dici, cosa vuol dire questo, cosa devo aspettare, cosa devo fare, e lo spieghiamo in un attimo. Ecco, un'altra cosa importante, poi avevamo qualcuno in prova, ora le prove non le facciamo più perché ci siamo resi conto che ci viene nervoso e perdiamo tempo e basta, perché iniziano anche le prepotenze inutili. Sono stati parecchi che abbiamo fatto fare la prova e non sapevano neanche cosa stavano facendo e quindi ci hanno fatto perdere tempo e basta. Cioè, gli dici le cose, gli spieghi, guarda che se non vedi, non hai mai fatto trading, non vedi il percorso formativo o altro, è inutile che cosa vuoi provare? Cioè, è inutile che vedi canali o cose che non capisci. Lo spiego domani, Samir, come cosa si fa. Se le cose con Masaniello stanno andando bene, stanno andando male, scusa, te lo spiego domani e te lo faccio anche vedere. Non preoccuparti, ti faccio vedere tutto. Però, Claudio che ha fatto una bella domanda sulle. invece, se uno ad esempio impegna e non riesce a seguire la live dalle 17 alle 19, può comunque imparare e resta indietro. Impara sicuramente, c'è tutto il percorso formativo. La live, a mio modo di vedere, ti facilita di più l'apprensione delle cose, Claudio. Nel senso che vedi la live, vedi il mio monitor, la possibilità di fare domande in diretta, eccetera, eccetera, capito? È chiaramente una super mano in più, ti aiuta molto a capire, però non rimani indietro per niente. Non è che uno rimane più indietro dell'altro. Anche perché poi in chat spesso metto la foto del grafico, io, Michele o qualcun altro con le spiegazioni, eccetera, eccetera. Però se uno può di mattina, comunque la live poi. Magari dipende anche adesso che entra l'inverno, magari le possiamo iniziare anche un po' prima delle 7, perché questo è un altro piccolo segreto. Dalle 6 di mattina alle 8 spesso ci sono bellissime occasioni, almeno in inverno, ma anche in estate. Ora ad agosto un po' meno, però
perché gli operatori di borsa sono in ferie, si muoveva poco, il poco che si muoveva in maniera anche un po' sporca, quindi facile farsi male. Però da settembre in poi, insomma, penso che tu, immaginati alle 6, accendi il computer, ti fai due TM o due take profit su Forex, la giornata è già fatta, eh? Io facevo sempre così prima. O comunque cerco ancora di fare così. Le 6 vado al computer, ci sono magari già due occasioni, faccio due TM, anche solo uno. Se metto 100 euro, il ritorno è 80 euro, ad esempio, sono a posto, giornatina fatta. Quindi poi, anche un'altra cosa, non fate l'ingordia a provare a fare soldi, soldi, soldi. Per fare soldi, 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 soldi esiste la diversificazione. Ecco, quindi non puntare tutto sulla stessa cosa, nello stesso trading, non puntare tutto sulle binarie. Visto che facciamo sia binari che Forex, eccetera, ecco. Vediamo se abbiamo altre domande, se no, sono a posto così. Quello che volevo far vedere l'ho fatto vedere. La semplicità di schiacciare i due tasti. Poi la registrazione, poi Fabio metterà la registrazione. Vediamo se ci sono altre domande. Ah, più che altro adesso la cosa delle affiliazioni e il percorso che comincerai tu anche in futuro, no? Ah, qualcuno mi ha fatto la domanda. Allora, ragazzi, stiamo organizzando una cosa di affiliazioni. Vabbè, ma va bene, parliamo già, ecco. Sì, Vince, i canalini che ho fatto vedere prima funzionano strabene anche sul Forex. Ci sono parecchi testimoni che li usano solo sul Forex. C'è tutto. E poi, ripeto, non è che. Mi fai vedere anche il canale del Forex, che adesso magari aggiungeremo chi vuole. Mo qui vedi un po', qui non ce l'ho. Vabbè, cercalo. L'altro BT Sì, quello dove. mi sa, ce l'ho nell'altro account Ah, quello ok. ce l'ho con l'altro account, però questo che abbiamo fatto sotto fatto li mettiamo anche qui adesso, sia OneTouch che Forex. Però io ti dico già, Vince mi ha fatto la domanda. Questi ci sono anche un po' di lezioni specifiche che spiegano come usare questi segnali qui e funzionano benissimo rispettando le regole sia 15 che a 30 e H1. Abbiamo in più un segnalino, il canalino a mano, però fidati che i robottini funzionano alla grande. Forse non sto condividendo lo schermo, aspetta. Infatti, faccio così, lo faccio prima. Ecco, vedi, questi che arrivano qui, insomma, ma anche questi qua, c'è la tecnica sul Forex come usarli, cioè è veramente semplicissimo. Cioè questo che abbiamo appena fatto va sia per l'avvantaggio che per il Forex. E poi comunque questo è il, io penso che questo sia il principale per aprire quelli Forex, ecco, c'è anche la spiegazione dove tu devi andare a mettere il take profit, lo stop loss, eccetera. È semplicissimo da usare, non l'avevi visto? Sì, è molto semplice da usare. Poi vediamo anche a mano, c'è anche un altro, ora ce l'ho nell'altro account io, mi sono dimenticato di aggiungerlo. Anche qui. Mi dici con che account c'è questo, così ti aggiungo di là. È il numero italiano, aspetta. Share, 351. ok, ora non si vede più niente, giusto? No, ti vedi tu. Mi vedo solo io, nel senso? Sì. Ok. Si chiama? Forex. Forex? Sì, Forex Cash. Best Forex Room. Allora, forse allora trading, sì, salva, prova a no, ecco un attimo, allora, trading
Vediamo un po'. Condividi. Troppi tasti da schiacciare. Ecco qui. Ecco. Questo, sì, giusto? Forex non è questo. TP più 20, vedete? Questo classico copia e incolla. Copia e incolla. 20 pip, si esce e via. 20 pip, Questo è il 20 mio pip, canale 20 pip. preferito, perché copio. Copia e incolla. L'elite è un po' la stessa cosa. Vedi? 20 pip, anche l'elite dice che è così, Vince. 20 pip, prendere fuori, lasciare la nostra mentalità. Poco e scappare, senza star lì a rimanere con l'ansia, non dormire la notte e altre cose, insomma. Qui poi, tecnologia. Vabbè, chiuso su, quindi sicuramente, ecco. Vedete, abbiamo schiacciato a caso, comunque questa, vedete, poi vi dà il pagamento, il risultato, se era buona oppure no. Ecco, vediamo se abbiamo altre domande. Comunque, per rivedere un attimo, ragazzi, veramente semplice, valuta, oro, cosa si vuole usare, a una certa ora chiudere un po' di cose, ad esempio Bitcoin. Secondo me il Bitcoin alle 22:15 sale. Qui, ad esempio. Si vede ancora Telegram, Dani. Si vede ancora Telegram? Allora, new share. Ecco. Ecco. Dicevo, faccio da capo per concludere. Il broker delle binarie è veramente molto semplice. Qui gli asset, dicevo, secondo me il Bitcoin, 5 minuti, ecco, stavo scacciando prima, peccato. Alle 22:15 per me sale, quindi ad esempio 100 euro, call. Ovviamente qui sto schiacciando a caso, vanno fatte belle analisi, i punti vanno presi bene al millimetro, perché un millimetro, un micro pip sulle binarie fa la differenza. Io ragazzi, comunque, i broker se molti hanno mollato le binarie, magari perché pensano che ci sono più broker serie. Ragazzi, io che sto ancora usando i Qoption e binary.com, lasciate perdere che fanno più cagato quelli che vengono definiti colossi che broker tipo Binarium, Grand Capital, eccetera. Ecco, lasciamo perdere. Poi, ragazzi, sino a qualche anno fa non c'erano tutti questi strumenti per fare trading, quindi anche fare i binari era molto stressante. Molti poi non li facevano stressante, devo stare al PC, per quello preferisco il Forex anziché binarie. No, ragazzi, adesso avete visto tutti quei canali, è veramente, ripeto, se anch'io prima stavo 10 ore al PC, ora ne sto 2-3. Ecco. Mi avvicino solo ed esclusivamente se arrivano segnali. C'ho 8 canali segnali. Quindi se qualsiasi movimento me lo segnala e io guardo dal telefono, se vedo che non c'è niente, il movimento è inutile, il segnale è sporco, ma non va bene, manco mi avvicino al computer, capito? Quindi risparmio un sacco di tempo, poi è veramente un peccato non farle, ragazzi. Cioè si possono fare veramente bei soldini ed è veramente un peccato non prenderseli, ecco. Uno magari ci mette anche poco, poi cosa ne so se fa 200 euro al mese. 300, insomma, si paga le bollette, si paga il mutuo. Insomma, cosa facciamo? Non ci riprendiamo? Sarebbe veramente un peccato, ecco. Sulle cripto no, però ti posso dire che qualcuno ha montato l'elite sulle cripto e anche sul DAX, altre cose gira veramente divinamente, soprattutto M5 e M1. Devo dirti la verità, molti le usano anche lì, io non le uso, però parecchi le utilizzano in tantissimi strumenti. Quindi, poi ragazzi, cioè, costa veramente una miseria. Ecco. Poi come diceva Fabio, se volete fatevi infinocchiare 4.000 per pseudocorsi, oppure dare i soldi. L'errore di molti, non hanno voglia di fare niente, uno gli propone dammi i soldi, te li metto nel PAM, te li gestisco io, poi insomma, Fabio lo sa meglio di me, sa storie di gente che ha perso 20.000 euro in 2 giorni, ecco, e non sono cose belle. Il prezzo era allora 156 mesi, diamo altri
2 o 3 giorni di proroga della promo, perché se no era 250 ogni 6 mesi, abbiamo tagliato, ed era già una miseria anche lì, allora abbiamo ancora di più tagliato, addirittura 150 per 6 mesi, se non un anno era 3,97, ma ora è a 2,50 un anno, quindi proprio prezzaccio. Mi fai conto, sono 0,68 centesimi al giorno. Prima era 1 euro al giorno praticamente. Adesso sono 0,68 centesimi al giorno, ecco. Quindi veramente pochissimo. Però ripaghi, poi dipende dal capitale, comunque meno di un mese te lo ripaghi, ecco. Diciamo che la promo scadeva oggi, la possiamo allungare anche a domani volendo. Poi Sì, chiaramente. il Best Forex anche con l'affiliazione, sì. Sì, la promo scade oggi, però la prolunghiamo qualche giorno, ecco, per via del webinar, che magari molti non ci conoscevano, oppure vedendo solo i post avevano paura, chissà cos'è questo trading, eccetera. Allora, noi abbiamo l'affiliazione con un broker che si chiama Vantage. E non ci paga sulle perdite, ma ci paga sul tradato, quindi potete stare tranquilli, insomma, Infatti. una CPA al raggiungimento di un tradato di 2 o 3 lotti, adesso non ricordo. Quindi ci potete mettere un mese o un anno, prendiamo la CPA quando avviene diciamo, quando si raggiunge quel lottaggio lì. Certo, Claudio, assolutamente sì. Però ricordati, se non hai mai fatto trading, prima inizia con i soldi finti, ecco, non partire in quinta, però sì, basta. Le binarie, basta. Vai piano, con cautela. Ok? Poi Porti prima. niente, oppure se non te la senti che ti annoi, fai l'operazione da 2 euro, metti una cassa da 50 euro E e. infatti, apri 1 euro, la prima operazione reale, ma mai partire in quinta. E soprattutto i primi soldini che uno magari può perdere, ragazzi, calma, non succede niente, non, insomma, non vi danno la pena di morte, ci sta, ve lo dicevo, io ne ho perso soldi quando ho iniziato, ma ne ho perso veramente, e purtroppo non ho avuto la fortuna che mi seguivano, mi facevano vedere le cose, eccetera. L'ho dovuto fare da solo, perdendo, altre volte seguendo gente che non dovevo seguire. È scomparso Dani? È scomparso Dani. Vediamo un po'. Ha avuto un problema col computer, a quanto pare. Io penso che alla fine possiamo, se non ci sono altre domande a cui vi posso rispondere io, nel frattempo che lui si ricollega, possiamo anche chiudere qua il webinar. Se volete fare delle domande anche con microfono aperto, scrivetemelo e ve lo rendo disponibile il microfono, ecco. Tutto chiaro per Tutto chiaro? me. Sì. Bene, bene, bene. Ma tu già sei con noi? Guarda, oggi ho fatto il primo webinar, domani già entro con voi. Giuseppe Tedesco mi ha detto seguite il Ah, prossimo. beh, ci conosce da una vita, Giuseppe. Allora è un pezzo che lo conosco anch'io, allora mi fa, senti loro, ho detto, seguili, sì, ti ho detto, perfetto, allora, ci conosciamo da un annetto io. Bene, E bene, bene, quindi sto seguendo un po' le sue ombre, quindi stiamo andando avanti. Da domani comincio. bene. Ok. Giuseppe è molto bravo, l'esempio della persona che fa poche operazioni fatte bene e si porta i suoi soldini a casa.
Zitto zitto, ogni tanto arriva con le operazioni sue. Bene, bene. Daniele sta riaccendendo il computer, intanto li si spendono, non si sa perché. E ritorna con noi tra poco. Altre domande, ragazzi? Eccomi, mi sentite? Eccoli. È partito il... finita la corrente. Allora, domande? Ah, Rudy è l'amico di Giuseppe, Dani. Ah, piacere, Rudy. Ciao, Dani. Giuseppe Tedesco. Sì, sì, ecco. Ti ho scritto l'altro giorno. sì, ricordo. E va bene, no, dicevo che se è tutto, se non ci sono altre domande, possiamo anche chiudere, Dani. Sì, sì, se non avete altre domande, per qualsiasi cosa, poi basta ci cercate su Telegram, eccetera. Va bene. Perfetto. Posso contattarti domani mattina? Sì, sì, domani mattina va benissimo, Rudy. Salutami a Giuseppe. Sì, dopo l'ho sentito oggi pomeriggio. Domani parte per la Toscana di nuovo, non lo becco mai. È sempre in viaggio. Sempre in giro. Sì. Ciao ragazzi, ciao, ci vediamo. Bene, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, buona serata.